Vogliamo le giuste risorse per recuperare 6 anni persi e per contrattare ad ogni livello, per migliorare l'organizzazione del lavoro e la qualità dei servizi pubblici. E vogliamo anche dire che per pensare al domani bisogna che nell'oggi si garantisca l'istruzione, la formazione, la sanità, l'assistenza, e tutto questo la garantiscono i lavoratori pubblici, non altri. Bellezza di 6 anni che non abbiamo un contratto sia economico che normativo, e non abbiamo, oltre al rinnovo dei contratti, il rinnovo dei turnover, il rinnovo nei reparti per quanto riguarda la sanità, degli infermieri professionali, le maternità sono bloccate, bloccate tutto. Praticamente non abbiamo più la possibilità di vivere con quello che prendiamo, noi lavoriamo per un asilo nido e il lavoro è sempre più di responsabilità, ma non molto remunerato. Il valore del servizio pubblico consiste nel permettere a tutti i cittadini di avere pari dignità. Nessuna struttura privata può garantire questa forma di democrazia. Il cittadino deve avere una risposta dal pubblico, dalla pubblica amministrazione, dallo Stato, deve sentirsi cittadino di questo Stato. Pubblico perché ha dentro sé un valore sociale, non ha un valore economico. Pubblico perché è universale per tutti e non per qualcuno. Tante cose che se non sono pubbliche in molti casi non sarebbero semplicemente, no? Non ci sarebbero e basta. In tante altre circostanze credo che, perché darle in maniera pubblica realizza quello che è poi un valore costituzionale, a prescindere dall'appartenenza di classe o dalle capacità economiche delle persone. Un servizio come quello dei Vigili del Fuoco non può essere privato, per cui mi sembra giusto andare a chiedere ciò che ci spetta. È proprio il servizio pubblico che è quello che fa sì che una società progredisca, ma non soltanto sotto forma di servizi, ma anche di qualità. Il privato ha dimostrato ampiamente anche negli altri paesi che poi l'indirizzo segue, diciamo, il profitto. Mentre nel pubblico è la qualità, l'erogazione della qualità del servizio per il bene comune. Crediamo che si stia mettendo in seria difficoltà il comparto pubblico e in generale è un tema di dignità dei lavoratori e delle lavoratrici che da anni sono bloccati in un contesto di crisi economica che quindi li mette in particolare difficoltà. La democrazia è partecipazione, la democrazia è capacità di fare sintesi fra i tanti interessi. I lavoratori sono quelli che concretamente, ogni giorno, sanno cosa vuol dire il loro lavoro, imparano a farlo meglio, sanno come si potrebbe farlo ancora meglio. È il loro sapere che determina la possibilità di organizzare meglio un servizio, un insegnamento, un intervento in un ospedale. È la loro competenza. Basta l'attesa, basta i rinvii, basta l'idea che si possano non fare i contratti. Noi vogliamo un lavoro pubblico di qualità. Vogliamo la nostra dignità, vogliamo la nostra condizione positiva. Viva i contratti pubblici, viva i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, viva CGIL, CISL e UIL e tutti i sindacati delle pubbliche amministrazioni. Che cosa direbbe a chi oggi è stato a casa? Dico che noi stiamo lottando anche per loro.